Parliamo da oggi del destino dell'ex Ilva e qualche intervento prima di me l'ha anticipato, una storia davvero molto lunga, molto controversa, che ha attraversato tanti differenti governi. Si ricordava prima il 16° decreto che tratta di questo argomento, alcuni molto bene, alcuni dobbiamo dirlo non così bene, anche perché se Ilva oggi è un paradigma d'Italia in negativo, è anche dovuto a qualche scelta politica e strategica sbagliata. Perché Ilva è un po' il sinonimo di ciò che non ha funzionato in questo paese nella gestione delle politiche industriali, perché Ilva è un po' il simbolo dello scontro ideologico fra la transizione ecologica e le politiche industriali e la sostenibilità industriale, ma perché è anche il simbolo di quando l'ideologia distrugge la politica industriale. E, vede, prima di me qualcuno ha detto, qualcuno ha scelto ArcelorMittal. Sì, l'ha scelto una cosa molto importante che si chiama una gara europea. E so che a qualcuno in quest'Aula non piacciono le procedure pubbliche di evidenza europea, ma ArcelorMittal ha semplicemente vinto una gara europea. Una gara europea con contratto blindato, con 4 miliardi di investimento per risolvere i problemi ambientali che non ha portato ArcelorMittal. Per 5 anni di contratto vincolato e controllato, per le garanzie occupazionali e un vincolo ai suoi impegni. E poi successe qualcosa che qua nessuno più dice. Successe che qualcuno decise, il governo successivo, di modificare il perimetro legale in cui operava ArcelorMittal, ricambiando tutto da capo, e da lì parte quella ideologia per cui parliamo di tante cose e che non ha portato a concretezza. E quella che poteva essere una grande opportunità per Taranto, quella che poteva essere la risoluzione dei problemi non solo per Taranto, anche per l'industria dell'acciaio italiana e europea, si è rivelato tutto un fallimento. Perché delle promesse, io ne ho sentite tante in quest'Aula e lo sento soprattutto da chi oggi ci fa la morale. Però dobbiamo ricordarlo quando parlavano di acciaio all'idrogeno in pochi mesi, cosa che non esiste nel mondo, che non è ancora sostenibile se non in piccoli impianti, e ce l'hanno raccontata per mesi, non abbiamo visto un euro investito in quella direzione. Ma dobbiamo ricordarci quando in quest'Aula qualcuno diceva che al posto dell'Ilva ci facevamo un parco tecnologico, o ancora meglio, quando ci dicevano che al posto dell'Ilva ci facevamo l'allevamento di cozze. E allora, prendere lezioni da chi ci spiega la politica industriale con l'allevamento di cozze al posto del più grande stabilimento siderurgico d'Europa, credo che anche no. E cosa abbiamo ottenuto oggi? Che coloro che con l'ideologia volevano risolvere il problema ambientale non solo non hanno risolto il problema ambientale, ma hanno creato anche un problema economico di lavoro e di sostenibilità di quel terreno. E allora, questo provvedimento è completo? No, assolutamente no. È quello risolutivo? Non è quello risolutivo. È una pezza da alcuni errori del passato che va verso la direzione del commissario che cerca di non uccidere quell'indotto, indotto a cui va fatto un ringraziamento perché l'unica colpa che hanno le aziende dell'indotto è aver lavorato con l'ex Ilva, aver lavorato con le proprie competenze e sono decine le piccole e medie aziende che stanno in vita ancora nonostante i crediti che hanno nei confronti dell'azienda. Allora è la ragione questa del nostro voto favorevole, perché non possiamo permettere che alcuna azienda fallisca per i crediti nei confronti di ex Ilva per colpa delle scelte dei governi passati. E noi su questo provvedimento voteremo a favore per questa ragione. E l'amministrazione straordinaria serve anche a quella, è una soluzione ponte che aiuterà a non decretare il fallimento di tante aziende, a cui posso dirlo va anche un ringraziamento perché nonostante i debiti, o meglio i crediti che hanno continuato ad erogare i servizi, hanno continuato a fare le manutenzioni, hanno continuato gli approvvigionamenti, con un senso di responsabilità verso l'importanza che Ilva rispetta. E sono anche contento che il governo abbia accettato al Senato un nostro emendamento che allargava il perimetro di quell'indotto per salvare le più aziende possibili dal fallimento. E allora 320 milioni sono quelli che verranno erogati per dare continuità aziendale, per dare garanzie occupazionali di quel mondo che ci dimentichiamo di ricordare, per dare anche sicurezza ai lavoratori che andranno avanti. Ed è un piccolo passo, è un modo per prolungare il problema, ma per almeno partire e andare avanti. E
rilanciare un'azienda che è stata semplicemente rovinata dall'ideologia di chi mette davanti a tutto l'ideologia ecologica di fronte alla sostenibilità economica. E, vede, ci sono delle priorità adesso, lo dico al sottosegretario, dare subito i soldi velocemente, darli subito, erogarli e poi ripartire con un piano industriale, finalmente serio, concreto, pragmatico, non ideologico, che guardi alla transizione ecologica come obiettivo, ma allo stesso tempo tenga conto della sostenibilità industriale, perché alcune proposte che abbiamo sentito questa cosa non lo facevano. E io le dico, sono contento dell'interessamento di 5 gruppi internazionali, ma senza scudo penale dubito che qualcuno venga a investire sapendo che gli arriva agli amministratori di queste multinazionali un avviso di garanzia il giorno dopo per inquinamento che non hanno prodotto, ma anzi per quello che andranno a risolvere. Allora, la potenzialità di Taranto la conosciamo tutti, perché è stata l'acciaieria d'Europa, quella che ha trascinato il boom economico degli anni del passato e deve tornare a fare quello, deve tornare con le nuove tecnologie, deve tornare guardando agli obiettivi che abbiamo anche di decarbonizzazione. Ma dire non, da domani non andiamo a carbone è semplicemente dire ai cittadini di Taranto avete perso il lavoro, avete perso anche la possibilità di risanare i danni ambientali, perché se nessuno lì fa azienda nessuno potrà fare lì le bonifiche. E allora noi al governo chiediamo solo una cosa, di non fare un solo errore, di non ragionare ancora con l'ideologia come qualcun altro ha fatto. Basta la demagogia di approcciare questo problema. Smettiamo di assimilare politica industriale a qualcosa di negativo verso la transizione ecologica. Le industrie sono anche un mezzo per raggiungere la transizione ecologica e solo in Italia queste due cose sono in conflitto, perché nel resto del mondo, e ce lo spiega proprio chi dice che questo è in conflitto, le aziende sono trainanti nel fare transizione ecologica. E quando ci dicono c'è stata una concorrenza sleale per chiudere questa acciaieria, ma sarebbe così se l'avesse chiusa ArcelorMittal e non l'avesse investito altrove, o meglio, avesse investito nel terzo mondo, dove non ci sono le condizioni, dove ci sono costi del lavoro più bassi. No! Sta disinvestendo da noi per investire nella nostra Europa miliardi di euro in altre acciaierie, forse perché le condizioni che gli abbiamo dato, forse perché la burocrazia di questo paese, forse perché fare impresa qui non è così semplice come altrove, ma non stiamo guardando a un paragone del terzo mondo, stiamo guardando al resto dell'Europa. Allora, e chiudo con una piccola provocazione, noi vorremmo un paese dove si cresca, dove ci sia ricchezza, competitività e lavoro. E vorremmo smettere di quel paese che vive di bonus, di redditi di cittadinanza, di incentivi per tenere in piedi business che non stanno in piedi da soli, di Gardaland e Mirabilandia al posto dell'Ilva. Noi vogliamo un'azienda che cresca e che cresca bene. E per questo serve salvare questa azienda, serve un piano industriale serio, serve guardare al futuro dei prossimi 30 anni per arrivare a decarbonizzarla molto prima, ma con intelligenza. È per noi un primo passo questo decreto, infatti voteremo a favore, ma è anche una prima prova per il governo per vedere se riesce a trasformare le parole che oggi condividiamo in azioni concrete. Grazie.